Compagni e compagne, buonasera. Siamo nel mezzo di una pandemia globale che ha fatto già oltre 50.000 morti, 1 milione di contagiati e siamo solo all'inizio, purtroppo. Immaginiamo le conseguenze quando questo virus si diffonderà nel subcontinente indiano, in Africa, in America Latina, dove le difese sono ancora inferiori. Tutti abbiamo visto, credo, le immagini che ci arrivano dall'Ecuador, dove famiglie di operai, di contadini, sono costrette a bruciare i loro cari per le strade. La barbarie si sta facendo strada, ma anche nei paesi a cosiddetto capitalismo avanzato abbiamo visto come la sistematica distruzione della sanità pubblica che è andata avanti negli ultimi 30 anni, in Italia, in Spagna, nel Regno Unito, sta provocando una totale incapacità di reagire contro questo virus, di rispondere a un'emergenza sanitaria gravissima. La situazione negli Stati Uniti è particolarmente grave e trovo indegno, vergognoso, che l'altro giorno un giovane di 17 anni sia morto su un'ambulanza perché è stato respinto da un ospedale per la semplice ragione che non aveva un'assicurazione sanitaria. Bene, ci sono oltre 40 milioni di persone negli Stati Uniti che non possiedono un'assicurazione sanitaria. E questo ci serve come esempio per dimostrare come tutta questa crisi, questa emergenza sanitaria, sia stata gestita dalle classi dominanti con una politica spietata di classe. L'abbiamo visto ovunque, con le borghesie, Confindustria in Italia, la COE in Spagna e in altri paesi, che premono perché la produzione continui anche nei settori non essenziali, che non si preoccupano affatto delle condizioni di vita dei lavoratori. La Fondazione Sabatini ha dichiarato che ci sono ancora 7 milioni di lavoratori in produzione. Stanno facendo enormi pressioni perché si torni presto a riaprire anche quelle fabbriche, poche per la verità, che sono state chiuse in queste settimane. Ed è un processo generale. In Spagna vediamo lo stesso processo, nonostante ci sia un governo più a sinistra di quello italiano, con ministri di Unidos Podemos, che sta seguendo la stessa politica, che si piega di fronte alle richieste della classe dominante, con la dichiarazione della ministra Calviño del lavoro, che fa appello al ritorno alla produzione e con le direzioni sindacali che non stanno muovendo un dito, nonostante la diffusione di scioperi da parte dei lavoratori. L'abbiamo visto a Vittoria, alla Mercedes, l'abbiamo visto a Valladolid, l'abbiamo visto in altre città. Abbiamo visto le mobilitazioni dei lavoratori in Francia, in Canada, negli Stati Uniti. Abbiamo una situazione in cui milioni, decine di milioni di lavoratori vedono con chiarezza, non è un discorso che riguarda solo le avanguardie. Ormai inizia a essere evidente anche a livello di massa qual è il cinismo, l'ipocrisia di questo sistema, un sistema spietato che è disposto a sacrificare le nostre vite sull'altare del profitto di una minoranza. Ora, compagni, abbiamo una crisi sanitaria, ma abbiamo una crisi economica che sta dilagando, politica, sociale.
una crisi a tutti i livelli, che vede le stesse borghesie attraverso i suoi strumenti di informazione, una sostanziale incapacità di offrire delle risposte. In molti hanno parlato di un ritorno a politiche keynesiane. Ora, io su questo vorrei che noi fossimo molto chiari, perché ci sono state le dichiarazioni dell'ex presidente della BCE, Mario Draghi, che sembra essere diventato un punto di riferimento per i riformisti di casa nostra, anche per, devo dirlo, per i compagni di Rifondazione Comunista, di Sinistra Italiana, che fanno appello al debito, fanno appello a, così come sta facendo il governo Conte e stanno facendo altri governi in Europa, a immettere denaro nell'economia. Il problema che non viene affrontato da questi compagni è che oggi non c'è da parte delle classi dominanti la volontà di portare avanti politiche keynesiane, e soprattutto non c'è la volontà di investire denari per coprire le necessità sociali, salari, garantire l'occupazione e quindi il blocco dei licenziamenti, la sanità pubblica, l'istruzione. Non sono questi i loro piani. I loro piani è pompare denaro nell'economia. La BCE ha annunciato una politica di quantitative easing che assomma alla cifra stratosferica di 2.200 miliardi di dollari. La BCE ha parlato di 750 miliardi di euro. La loro intenzione, così come avvenne nel 2008, la cosiddetta crisi del subprime, che in realtà era l'inizio di una gigantesca crisi di sovrapproduzione, come l'avrebbe definita Marx, è di garantire credito facile per salvare le banche, per dare copertura ai crediti inesigibili di cui sono piene le pance delle banche negli Stati Uniti, in Germania, in Italia, per salvare quelle economie, quelle aziende, quelle multinazionali che potrebbero fallire altrimenti nei prossimi mesi. E quindi stiamo parlando di, si potrebbe anche arrivare a nazionalizzazioni, ma nazionalizzazioni di tipo borghese, che tradotto in parole povere significa di socializzazione delle perdite, risanare queste aziende in crisi, risanare queste banche che hanno fatto negli anni passati profitti favolosi sulla nostra pelle. E le potremmo citare uno per uno. L'altro giorno sono state pubblicate, è stato pubblicato l'elenco delle ricchezze personali delle 30 famiglie più ricche di questo paese. Beh, basterebbe un quinto delle loro ricchezze personali per portare avanti un pacchetto che è 5 volte superiore a quello che è stato annunciato dal governo Conte. Le intenzioni che hanno le classi dominanti è immettere questo denaro per salvare le imprese, per salvare le banche, per salvare le compagnie assicurative. Però la domanda che non si fanno i riformisti, i compagni di Rifondazione Comunista, di Sinistra Italiana, di Unidos Podemos e di altre forze della sinistra in Europa e nel mondo, e chi poi pagherà questi debiti? Penso che non c'è alcun dubbio che una volta superata l'emergenza verranno fatte delle feroci politiche di austerità e si chiederà ai lavoratori di pagare il conto.
Quegli stessi lavoratori, quelle stesse classi subalterne, che il conto lo stanno pagando già oggi. Perché se una cosa è evidente oggi, non solo agli occhi di un'avanguardia, ma di milioni di persone, è che se sei un giocatore della Serie A, se sei un ministro, il segretario di un partito, un manager, allora puoi verificare facilmente se sei infetto da coronavirus, farti un tampone, fartene due, tre, tutto quello che è necessario, farti curare in una clinica privata. Ma se sei un operaio, un disoccupato, un senza reddito, allora la situazione cambia completamente. Puoi avere la febbre alta, puoi avere altri sintomi, ma non ti verrà fatto un tampone perché non ci sono denari per le classi popolari. Ci sono cifre stratosferiche per salvare le banche, le compagnie assicurative, ma non ci sono denari per noi poveracci, per chi lavora ed è costretto a lavorare anche in condizioni di pandemia come quelle che stiamo attraversando. Voi sapete bene che i compagni operai di questa organizzazione, ma si sono uniti altri lavoratori, delegati, anche compagni con responsabilità sindacale, hanno fatto un'assemblea lunedì, un'assemblea virtuale naturalmente, lunedì 30 marzo, che ha lanciato un appello ai lavoratori nel mondo per una mobilitazione generale che miri al blocco delle produzioni, che miri a ridurre al minimo i rischi anche per i lavoratori dei settori essenziali. E questo appello internazionale sta avendo una risposta molto significativa. Stiamo ricevendo appoggi da tutto il mondo e stiamo programmando mobilitazioni in ogni angolo del pianeta. Queste mobilitazioni si stanno generalizzando in molti paesi, ma ne voglio citare uno in particolare, perché quando si parla degli Stati Uniti, spesso lo sentiamo a sinistra, dai riformisti, si parla di un unico blocco reazionario. Bene, già prima di questa pandemia era in corso un processo di radicalizzazione in questo paese. Ci sono state inchieste tra i giovani, i cosiddetti millennials, che vedevano oltre il 60% degli under 21 in questo paese avere simpatie per il socialismo, oltre il 35% di avere simpatie per il comunismo. È un processo che sta portando alla crescita della Socialist Alliance, un'organizzazione apertamente socialista, che esiste da molti anni per la verità, ma che era una piccola organizzazione e che ha visto un incremento impressionante fino ad arrivare ad oltre 60.000 affiliati di giovani. Un'organizzazione che nel giro di pochi anni è passata dall'essere un'organizzazione con un'età media attorno ai 60 anni ad essere un'organizzazione dall'età media dei 25 anni. L'abbiamo visto nelle mobilitazioni attorno alla candidatura di Sanders, con tutti i limiti riformisti di Bernie Sanders che abbiamo denunciato sulle nostre pubblicazioni. L'abbiamo visto con una radicalizzazione all'interno dei sindacati, in particolare con l'emersione di una figura dirigente della FL-CIO, degli assistenti di volo, Sarah Nelson, che ha dichiarato che in questa fase si pone la questione di chi comanda nella società e che ha rivendicato uno sciopero generale negli Stati Uniti, qualcosa che in quel paese non si vede dall'anno 1946. C'è una generalizzazione, delle mobilitazioni tra i portuali, tra gli edili, i lavoratori delle poste. Lo stiamo vedendo in Canada, lo stiamo vedendo
in Europa, e è del tutto evidente che questo processo non potrà che incrementarsi nella prossima fase politica. Compagni, il marxismo o socialismo scientifico, come possiamo anche definirlo, non è una dottrina determinista, noi non siamo deterministi economici, noi siamo materialisti. In ultima istanza pensiamo che la struttura economica e di classe in una società sia determinante, ma ci possono anche essere eventi politici di altra natura sovrastrutturale che scuotono la società fin dalle fondamenta. Noi abbiamo in questo momento una situazione che dal punto di vista economico è tragica. Lo dicono gli stessi esperti della borghesia. Ho qua le cifre di stime di crescita che sono state pubblicate l'altro giorno dall'Economist, non starò a leggerle, però si parla di un crollo della produzione in Cina di oltre il 30% nel primo trimestre, si parla di una stima di crescita del PIL per un paese che già aveva grosse difficoltà ed era in sovrapproduzione con una crescita del PIL del 6%, che potrebbe essere del 2,5% nel 2020. Addirittura si parla dell'1%. Si parla di una recessione per quanto riguarda gli Stati Uniti di meno 2,8%, dopo che c'è stato un periodo prolungato di crescita economica che è durato quasi 120 mesi, quasi 10 anni. È stata la crescita più estesa, ma anche se va detto la più lieve, negli Stati Uniti d'America. Una crescita che è stata possibile a spese di altri paesi attraverso l'applicazione, negli ultimi anni, con la presidenza Trump, di politiche aggressive sul piano commerciale. E abbiamo visto e vediamo, e questo è un processo che si va ad intensificare, la crescita di politiche protezioniste. Una cosa su cui noi andavamo avvertendo da molti anni, devo dire per la verità, poco ascoltati a sinistra, e cioè che c'era una tendenza da parte degli stati a svolgere un ruolo sempre più importante. Così come Lenin lo spiegava in quel testo magistrale che è l'imperialismo, c'era già chi stava rivedendo le teorie di Kautsky e aveva sull'onda di Toni Negri, di Hart, il famoso scritto L'Impero, che è pubblicato nel 2004, che ormai non esistevano più degli stati che svolgevano un ruolo determinante all'interno del capitalismo. Noi abbiamo sempre condannato, combattuto e argomentato contro queste posizioni, e oggi nel mezzo della crisi vediamo che non solo gli stati si preparano a svolgere un ruolo determinante, ma questo sarà un ruolo sempre più aggressivo, con la ripresa di politiche protezioniste, come negli anni 30. Questa era una tendenza già presente prima della pandemia. Così come eravamo in una crisi di sovrapproduzione già prima della pandemia, e questa si era manifestata col crollo dei titoli, cosiddetta crisi dei subprime nel 2008 e 2009, e oggi avremo una crisi che in Europa sarà ancora più profonda nel 2009. Nel 2009 in Italia ci fu un calo del PIL del 5%. Le previsioni dell'Economist parlano di un calo del PIL per il nostro paese del 7%, meno 6,8% in Germania, meno 5% nel Regno Unito, meno 5% in paesi che venivano considerati, tra virgolette, emergenti come Argentina, Messico, Brasile.
un tracollo di un'economia paragonabile a quello di una guerra. Il parallelo con la guerra è stato molto utilizzato in questi giorni, anche dagli strumenti di informazione delle classi dominanti e dei media. La realtà è che noi abbiamo oggi centinaia di migliaia di medici, infermieri che sono stati di fatto mandati al fronte, e abbiamo le truppe ausiliarie che devono continuare a garantire la produzione, che si continui a mantenere in piedi il meccanismo del sistema capitalista di produzione. Ora, compagni, si è parlato a lungo della classe operaia che non esisteva più. Ricordo un libro di Jeremy Rifkin che oggi ci parla della Green New Economy e che negli anni 90 ci parlava della fine del lavoro, tesi che hanno fatto stragi a sinistra e che sono state riprese dai riformisti di ogni ordine e grado. Quello che si sta vedendo in questi giorni è che tutti si possono fermare, possono restare a casa. Gli unici che devono continuare a lavorare, a produrre, sono gli operai, sono i lavoratori di questo paese. A dimostrazione di quanto abbiamo sempre affermato, che non si accende una lampadina, non gira una ruota, se non c'è il gentile permesso della classe lavoratrice, di come questa sia una classe fondamentale. Noi non mitizziamo la classe lavoratrice. La classe lavoratrice, salvo che in rari momenti, in situazioni pre-rivoluzionarie, è una classe a cui è stata negata, nella maggior parte delle situazioni, una cultura, è una classe che può essere strumentalizzata e che può anche avere delle simpatie, essere conquistata dai demagoghi razzisti. Non abbiamo mai mitizzato la classe lavoratrice. Ciò nonostante è una classe fondamentale in questa società, è quella che permette di far funzionare il sistema. E lo si sta vedendo ora. E ci parlavano della fine del lavoro, la realtà è che abbiamo visto in questi anni una proletarizzazione senza precedenti, un'urbanizzazione anche in quelli che una volta venivano definiti paesi del terzo mondo, che ha raggiunto percentuali dell'80-90%. La classe lavoratrice è una classe fondamentale in termini numerici e lo diventerà sempre di più in termini conflittuali, sindacali e politici. Perché quelli che stiamo vedendo in questi giorni non sono mobilitazioni da un carattere strettamente sindacale, sarebbe sbagliato leggerle così. Sono mobilitazioni che hanno un profondo carattere politico, generale, che riguardano l'intera umanità. I lavoratori, con le loro mobilitazioni, stanno ponendo un problema fondamentale. Valgono di più i profitti di una minoranza dell'1% della popolazione o vale di più la salute, l'esistenza della specie, la salvezza dell'umanità? È un tema generale, è un tema che richiama la lotta contro questo sistema. Noi siamo anticapitalisti, siamo comunisti, non comunisti come Xi Jinping o il governo cinese. Vedo oggi alcuni compagni che esaltano un governo che per circa un mese ha negato l'esistenza di questo virus e ha contribuito insieme a
i governi in Europa e in altri paesi a rallentare la risposta contro questa gravissima emergenza sanitaria. Poi hanno epurato i livelli bassi del Partito Comunista di Wuhan, ma non c'è niente di socialista in quel regime. Sì, c'è un'estrema centralizzazione nello Stato delle funzioni, e queste possono anche aver svolto un ruolo, ma questa non è una pianificazione economica così come la intendono i marxisti e i comunisti. La via della seta non è un piano di aiuti alle popolazioni mondiali. La via della seta è un nuovo piano Marshall, è un tentativo da parte del nascente imperialismo cinese, perché di questo si tratta, perché è ben raro, è ben strano un capitalismo che ha delle borse, che ha delle bolle speculative, non solo nel terreno borsistico, ma anche in quello immobiliare, che ha dei livelli di sfruttamento molto elevato delle classi lavoratrici, con circa 300 milioni di proletari che vagano da una città all'altra in questo paese, con delle politiche chiaramente di circolazione dei capitali, di investimenti sul piano industriale e commerciale, sull'intero globo, che chiaramente preludono a un conflitto commerciale molto profondo, molto acuto, e che si acutizzerà ancora di più nei prossimi anni tra gli Stati Uniti e la Cina. Quello non è il nostro modello, quello non è socialismo. Per noi il socialismo è una società nella quale le grandi aziende siano nazionalizzate sotto il controllo dei lavoratori. E su questo io voglio fare alcuni esempi. Per esempio, si è parlato molto in questi giorni, durante l'emergenza sanitaria, della scarsezza di ventilatori. Bene, esistono quattro società multinazionali che producono oltre il 90% di respiratori. Di fronte a un'emergenza come questa, e potete trovare dei paragrafi che lo permettono anche nelle costituzioni borghesi, in quella italiana, in quella spagnola, in quella americana, è assolutamente legittimo che queste aziende vengano messe sotto il controllo dei governi per garantire l'assistenza sanitaria necessaria. Cioè, è patetico quello che abbiamo visto a Bologna, dove i medici, gli infermieri si sono dovuti inventare un sistema per usare un ventilatore con due persone o cose di questo genere. Sono mancate le mascherine, i guanti, cioè le misure più elementari. E questo saremmo un saremmo paesi moderni, avanzati, e questa è la vostra modernità. Trovo vergognoso che in una situazione di emergenza come questa la gran parte delle cliniche private abbiano guardato dall'altra parte. Sono pochissime, si tratta di unità, le persone che hanno ricevuto assistenza dalle cliniche private. Addirittura mi è stato comunicato da un compagno della sanità che ci sono cliniche private che hanno mandato i loro lavoratori in ferie in questi giorni, o in cassa integrazione. Peraltro, un altro scandalo in questa fase, costringendole a consumare le loro ferie in un periodo in cui non si può andare da nessuna parte, in cui siamo chiusi nelle nostre case. Ora, tutte le cliniche private, a fronte di un'emergenza, andavano requisite.
e tutto il sistema privato che ha fatto miliardi. Guardiamo allo scandalo della Lombardia che ha portato alla condanna di Formigoni, Maugeri, ma su cui ancora molto deve essere detto e deve essere scoperchiato, ed è un fenomeno mondiale. Tutto il sistema sanitario privato deve essere nazionalizzato sotto il controllo dei lavoratori. E bisogna garantire assistenza sanitaria gratuita per tutti. Vediamo la situazione negli Stati Uniti o in altri paesi dove questo è il modello. Tutta l'America Latina ha dei sistemi sanitari organizzati sul modello statunitense. La questione del profitto, anche qui, perché questa emergenza sanitaria, compagni, non è il frutto del destino cinico e baro. Abbiamo pubblicato un bellissimo articolo sul nostro sito di un compagno inglese, Joe Attard, che consiglio a tutti di andare a leggere, in cui ci spiega come il mercato delle vaccinazioni sia totalmente controllato dalle grandi case farmaceutiche. Quando ci fu nel 2003 la SARS, ci sono state 17 epidemie negli ultimi 20 anni. Non è che questo è un fulmine a ciel sereno. E si stavano facendo delle ricerche per trovare un vaccino. E il vaccino della SARS avrebbe potuto avere un'applicazione anche su questo virus, perché sono della stessa famiglia. E queste ricerche sono state interrotte perché erano concessioni in mano a delle case farmaceutiche, perché gli stati hanno smesso di investire sulla sanità e hanno demolito il sistema sanitario pubblico e anche la ricerca. E queste ricerche sono state abbandonate perché era più lucroso orientare la produzione delle case farmaceutiche in altre direzioni. E qui si vede la differenza tra un sistema capitalista di produzione, che è un sistema che insegue il profitto per pochi, mai e poi mai la sanità e la sicurezza delle persone dovrebbe essere lasciata in mano agli interessi privati di una minoranza. Si vede la differenza tra un sistema che insegue il profitto per pochi, è un sistema basato sulla pianificazione e su un vero socialismo che parte dai bisogni delle persone e che è controllato direttamente da chi produce, e cioè dai lavoratori. In un sistema socialista noi potremo garantire una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, il controllo da parte di chi produce, dei lavoratori e della popolazione più in generale, sulla sanità, sull'istruzione, su ogni ambito che riguarda la vita delle persone, e potremmo debellare le diseguaglianze che questo sistema ha prodotto. Questa pandemia semplicemente le sta approfondendo, ma il problema esisteva già prima. Perché già prima eravamo in crisi di sovrapproduzione, perché c'era una tendenza già da prima al crollo del saggio di profitto, che Marx spiega brillantemente nel terzo volume del Capitale, perché già prima erano state messe in campo tutti gli strumenti antagonistici che lo stesso Marx spiega nel Capitale, per contrastare questa crisi. E queste risposte sono l'uso del credito facile, ma un uso classista solo a favore delle classi dominanti, e una politica di sfruttamento senza precedenti delle classi lavoratrici. Un aumento del plusvalore relativo, e cioè quindi dell'intensità del lavoro, è un aumento del plusvalore assoluto.
e cioè delle giornate di lavoro che in tutto il mondo sono aumentate. Orari e giornate di lavoro. È un processo di precarizzazione che si è spalmato sull'intera società. Eppure noi oggi avremo le risorse tecnologiche, le conoscenze tecniche, scientifiche, per poter assicurare una vita decente, per poter curare l'ecosistema che è stato progressivamente distrutto e che ha generato un'emergenza, di cui oggi si parla poco, ma c'è stato un movimento importante di massa delle giovani generazioni, il Friday for Future, che è una questione, un'esigenza molto sentita tra i giovani e i giovanissimi, che tornerà in campo non appena si chiuderà questa emergenza sanitaria. Ma ai giovani compagni che hanno seguito Greta, una cosa la vogliamo dire con molta chiarezza. Non è con le misure riformiste, la Green New Economy, come ci dice Jeremy Rifkin, che possiamo affrontare e risolvere questa emergenza. Fino a quando non si mette mano sulle grandi aziende del fossile, le multinazionali del petrolio, del gas, e non si vanno a colpire quegli interessi, non c'è Green New Economy che regge. E stiamo attenti, perché c'è una strumentalizzazione in campo da parte delle borghesie, delle classi dominanti, che stanno riconvertendo parte delle loro produzioni nelle cosiddette energie pulite, ma lo stanno facendo per il loro interesse, chiedendo finanziamenti pubblici che poi pagheremo noi per fare profitti. È necessario che le giovani generazioni, i lavoratori che si stanno mobilitando in questi giorni, i precari, i disoccupati, i lavoratori in nero che sono gettati in una condizione di estrema povertà da questa emergenza sanitaria, perché loro non hanno neanche alcun tipo di assistenza, di sussidio, di cassa integrazione. E infatti abbiamo visto un aumento delle richieste di cibo alle associazioni, alla Caritas, ad altre associazioni laiche, che sono state lasciate da sole ad affrontare un'emergenza. E però vediamo anche la solidarietà. Questo virus ci sta massacrando, sta colpendo nel profondo. Ci sono le perdite, ci sono i morti, soprattutto le persone anziane, la tragedia delle case di cura, la pressione psicologica sulle giovani generazioni, sui bambini che non possono uscire di casa, sui lavoratori nei supermercati, nella logistica, che sono costretti a lavorare nelle fabbriche in condizioni di pericolo, di serio rischio sanitario. Però è importante capire che c'è l'altra faccia della medaglia, e cioè questo virus è come una ventosa, un aspirapolvere che risucchia tutte le illusioni riformiste, tutte le stupidaggini che sono state dette anche dalla sinistra, che non a caso è stata demolita in Italia in questi anni, e pone al crudo la realtà. In ultima analisi, possiamo difendere la nostra salute, le nostre condizioni di vita, solo lottando. E di lotte ce ne sono state molte, ed era già cominciato un processo di generalizzazione del conflitto prima di questa pandemia.
L'abbiamo visto in vari paesi, un processo rivoluzionario che si è generato in paesi come il Sudan, l'Algeria, in Iraq, in Iran. C'è un cambiamento radicale della situazione politica e sociale in tutto il Medio Oriente. Ma l'abbiamo visto anche in America Latina, in Ecuador, dove i contadini e i lavoratori avevano addirittura occupato l'Assemblea Nazionale, avevano formato delle milizie per difendersi dall'aggressione della polizia, avevano il potere nelle loro mani. E anche lì sono stati i dirigenti riformisti, nella fattispecie, i dirigenti della CONAIE, che hanno restituito il potere al governo di Lenin Moreno. La mobilitazione in Cile, un paese che aveva visto un'atomizzazione e la sostanziale distruzione della classe lavoratrice dopo il golpe di Pinochet, un lungo processo, un lento processo di ricostruzione di una sinistra di classe e di una organizzazione del movimento operaio e delle sue organizzazioni. E anche lì le manovre della sinistra riformista che ha tentato di dirottare questo movimento attraverso la proposta dell'Assemblea Costituente, entrando in un fronte nazionale, in una politica di unità nazionale con il presidente Piñera, il suo partito e i partiti che rappresentano la borghesia cilena. Un processo che ha visto grandi mobilitazioni già prima della pandemia in Francia, con mobilitazioni spontanee, con scioperi, dove sempre si è vista la stessa dinamica, con i lavoratori che hanno dovuto spingere le burocrazie sindacali, che hanno fatto resistenza perché si arrivasse alla mobilitazione. E quindi non c'è motivo di vedere tanta disperazione in giro che si vede nella sinistra italiana. Questa depressione, questi discorsi sul basso livello di coscienza. Su questo lasciatemi dire una cosa, compagni. La coscienza è qualcosa di molto elastico ed è sempre in ritardo, lo spiegava Engels rispetto ai processi economici, processi politici. Tuttavia sono i grandi shock nella storia, le guerre, le emergenze come quelle che stiamo attraversando, che spesso si concludono con nuove esplosioni rivoluzionarie. E noi che siamo comunisti, siamo marxisti e abbiamo in questi anni anche lottato contro corrente, dobbiamo prepararci a questa nuova situazione. Io voglio essere assolutamente onesto con tutti voi, le nostre forze sono ancora insufficienti. Il numero di militanti, il numero di quadri, però quello che è fondamentale è che si sta aprendo una nuova situazione e che a un certo punto si porrà la questione del potere, e non sto esagerando, e cioè di chi comanda in questa società. Se a comandare deve continuare ad essere una minoranza di corrotti, che detiene, 8 persone detengono ricchezze equivalenti al 50% della popolazione mondiale, oppure se è necessario distribuire questa ricchezza, ridurre l'orario di lavoro facendo lavorare tutti, debellare la fame nel mondo, batterci per tutelare il nostro pianeta, che è l'unico che abbiamo,
assicurare condizioni di vita decenti alla stragrande maggioranza della popolazione. Per fare questo è necessario nazionalizzare le grandi imprese strategiche, prendere il controllo di quelle 300-400 multinazionali nel mondo che controllano l'80%, se non il 90% dell'economia quotata in borsa, e abbattere questo sistema di produzione capitalista che fa acqua da tutte le parti e che può essere messo in discussione. Il capitalismo non è sempre esistito, le classi non sono sempre esistite. Non lasciamoci ingannare dalla propaganda di questi signori. Il socialismo non era quello che c'è stato in Unione Sovietica, lì ci fu una degenerazione dettata dal fatto che la rivoluzione del 17 si fece in un contesto di isolamento, non si riuscì ad estenderla ad altri paesi e la classe lavoratrice era una minoranza, c'era una sterminata, un numero sterminato di contadini, un arretramento sul piano tecnologico e industriale che nell'isolamento della rivoluzione che si produsse con tutti i processi che fallirono negli anni 20 e poi ancora negli anni 30 portò a una degenerazione e poi negli anni 90 per quanto riguarda l'URSS alla restaurazione del capitalismo e poi gradualmente alla restaurazione del capitalismo in altri paesi, che pure in Cina è avvenuta, seppure per vie più graduali, per quanto continui a esistere un partito che governa e che si definisce comunista, ma che non ha nulla di comunista nella sua politica, come dimostra il fatto che quando nelle università di Pechino, di Shanghai, di Nanchino, in altre grandi città, si sono formati dei collettivi di studenti che si proponevano di studiare e di discutere il marxismo e che andavano alle manifestazioni operaie che dilagano in tutto il paese per le condizioni spietate in cui vive la classe operaia cinese, immediatamente c'è stato l'intervento delle autorità universitarie, l'intervento del governo per reprimere qualsiasi tentativo di organizzazione autonoma da parte degli studenti. E quindi non ci vengano i compagni dei partiti comunisti di Rizzo, il Partito Comunista di Alborese, a raccontare favole da questo punto di vista. Noi, Sinistra Classe Rivoluzione, Sezione Italiana della Tendenza Marxista Internazionale, ci battiamo nelle lotte sociali in questi giorni, lì dove siamo presenti. Stiamo organizzando in Italia e a livello internazionale seminari, gruppi di studio marxista, dirette su ogni questione politica per diffondere le idee dell'autentico marxismo. Da questa crisi si uscirà con nuovi sconvolgimenti, con una nuova situazione pre-rivoluzionaria e partirà proprio dal cuore della bestia. Vedremo una radicalizzazione proprio a partire dagli Stati Uniti d'America, una generalizzazione delle idee socialiste e comuniste e i giovani torneranno a cercare queste idee. E io parlo a tutti i giovani che stanno ascoltando questo mio intervento e dire: compagni, prima di tutto si astengano i perditempo, i leoni delle tastiere, questi non ci interessano. Ma se sei un giovane che vuole dedicare la sua vita a lottare per la giustizia, per un sistema che non sacrifichi vite umane per il profitto di una minoranza, a lottare contro un sistema competitivo che non ti dà un futuro. Non c'è lavoro per voi, non c'è futuro
per voi in questo sistema. Se vuoi lottare per un sistema comunista che si basi sulle necessità globali, che abbia al centro la solidarietà e che parta dalle nostre necessità, noi siamo qui. Sinistra, classe, rivoluzione, la tendenza marxista internazionale, faccio un appello ad aderire alla nostra organizzazione. Perché posso parlare di quella che è stata la mia esperienza, l'esperienza di centinaia di migliaia di compagni. Non c'è modo migliore per investire le proprie vite che lottare per il socialismo, che lottare per una società più equa, che lottare per un sistema dove venga abolita l'oppressione, venga abolito lo sfruttamento, venga abolito le enormi sofferenze che questo sistema, il capitalismo, produce. Grazie compagni, avanti nella lotta per il socialismo.